È importante, è importantissimo conservare la memoria di Vittorio Bachelet. Vittorio Bachelet trasmetteva soprattutto una grande serenità. Era una persona gioiosa, sempre con il sorriso sulle labbra, pur essendo una persona schiva, riservata. Era un sorriso sempre, non era mai la risata sgangherata o che so io, un sorriso inerme, un sorriso, come dire, tranquillo. Attraverso quel sorriso comunicava quella riconciliazione interiore che lui aveva. E non a caso è stato l'uomo della riconciliazione, perché in tutte le realtà che ha servito, le ha servite mettendo d'accordo le persone, risolvendo i conflitti e facendolo sempre attraverso il dialogo. Era pacificato dentro se stesso e quindi trasferiva questo anche agli altri. Io l'espressione di una fiducia nella realtà che ci circonda, che si può migliorare, e fiducia nelle persone, ecco. È straordinario che io non ho mai sentito polemizzare duramente con qualcheduno o esprimere giudizi sprezzanti verso nessuno. Vedeva sempre gli aspetti positivi. Ma stagioni facili non ci sono mai state, questo era un suo, diciamo, lo diceva molto spesso. Però, come diceva lui, il tempo della grazia è quello che stiamo vivendo. Ricordo molto bene quel terribile martedì 12 febbraio 1980. Il professor Bachelet è venuto qui la mattina, come tutte le mattine, e verso le 10 è uscito andare all'università per fare un'ora di lezione, come spesso faceva durante un paio di volte alla settimana, una o due volte alla settimana. E mi ricordo che uscendo disse, vabbè, ci rivediamo fra un pochino. Sapevo che poi sarebbe tornato nel giro di un'ora, un'ora e mezza al massimo. Durante la lezione ripetutamente si apriva e si chiudeva la porta dell'aula in maniera incomprensibile rispetto alle altre volte. E quando noi siamo usciti la facoltà era deserta. Mi arrivò una telefonata dalla segretaria che mi disse: dottore, dice, ho sentito una notizia adesso in questo momento alla radio che avrebbero sparato, non so bene, dice, non ho capito bene, al suo amico Bachelet, disse queste parole. Corsi immediatamente alla casa di Vittorio per incontrare la famiglia, la moglie, per sapere di che si trattava. Vado sulle scale e lo vedo morto. Non c'era nessuno. C'era soltanto il corpo di questo povero uomo molto sdraiato e tutti i bossoli in giro per le scale, ma tanti bossoli. Dopo quelli che mi sembrano nel mio ricordo interminabili minuti di silenzio e di solitudine, perché io urlai e nessuno arrivò, andai verso la stanza dei custodi e non c'era nessuno. Dopo fui prelevata, perché si sentì e mi portarono naturalmente per proteggermi in qualche modo, no? Proteggermi soprattutto ormai dalla paura, chiaramente. E ricordo che incontrammo un capitano dei carabinieri che disse, signora, dice, non è opportuno che lei vada oltre a vedere, dice, perché dobbiamo difendere da una scena che non è piacevole. E naturalmente Miesi capì e tornammo indietro. Lui era senza scorta perché lui l'ha voluto. Quello che lui diceva, io non voglio scorta, perché se la devo prendere con me, ci vado di mezzo io, non ci vanno di mezzo gli altri che mi devono stare accanto. Ecco, cioè lui questo era.
mi sacrifico io, ma non devo sacrificare gli altri. Per me quella è stata una cosa che cioè, non credo che nessun altro l'avrebbe fatto una cosa di questo genere. Per me è un eroe, è un santo. Eccovi qua. Tornare a casa e ricevere i vostri sorrisi è il momento che dà luce a tutte queste turbolente giornate. Eh già, piccolo mio, da quando sei arrivato tu, io e la mamma ci siamo ritrovati in una tempesta, una continua sfida a imparare il mestiere di genitori, equilibristi che devono tenere insieme la vita prima di te e quella che ora tu ci stai insegnando. Lavoro e pannolini, pappa e scadenze. Tra poco festeggeremo il tuo primo compleanno, 12 mesi benedetti, proprio perché pieni di quella fatica che riempie il cuore. Per questo voglio farti un regalo speciale. Uno di quelli che al momento non sai che fartene, ma che ti potrà servire più avanti, quando verrà la stagione dei perché. Perché il cielo è azzurro? Perché cadono le foglie dagli alberi? Perché il semaforo è verde, giallo e rosso? E perché io mi chiamo Agostino, mamma si chiama Camilla e tu ti chiami Vittorio? Ecco, il mio regalo è questo. Voglio spiegarti la storia del mio nome, perché dentro c'è la vita di una persona cara, che né io né tu abbiamo potuto incontrare, ma senza la quale ora noi non saremo qui, occhi negli occhi, mano nella mano. La famiglia Bachelet colpiva intanto sicuramente la serenità e poi una gioia quotidiana vissuta nell'esistenza spicciola di tutti i giorni. La cosa necessaria per Vittorio Bachelet era testimoniare il Vangelo. Colpiva poi il suo linguaggio, che apparentemente era molto semplice, in realtà era molto profondo. Bisogna pensare che io ero una persona autorevole, io ero un professore universitario, alti incarichi, eccetera, e quindi chiunque lo avvicinasse lo avvicinava con timore quasi, e poi invece scopriva con grande sorpresa questo atteggiamento estremamente umano, estremamente disponibile, dialogico, capace di valorizzare ogni cosa, ogni persona, ogni idea, vorrei dire. Vittorio per me è stato un grande amico, prima di tutto, prima di tutto. Non si poteva percepire allora la sua grandezza spirituale, ma era certamente un amico. Come avvenne il primo incontro? 1948, venni a Roma perché chiamato da Don Costa per la Fucci, e lì incontrai una serie di amici, Montini, da assistente della Fucci dal 25 al 33, aveva portato avanti questa pedagogia, l'amicizia come competizione nel bene. Questa competizione nel bene ha accompagnato la vita di Vittorio. Sapevamo che la sua vita di preghiera era costante. Per esempio, lui aveva nel taschino il rosario, l'aveva anche il giorno in cui fu ammazzato. Ma a parte queste devozioni, lui c'era la sicurezza che, e c'era un ottimismo cristiano in questo senso, che Dio accompagnava sempre l'uomo. Per esempio, i suoi giudizi sulle persone erano sempre positivi. Noi qualche volta in Fucci si scherzava perché diceva, ah, Bachelet di buono, buonissimo, sì, ecco, di chiunque. Non era ingenuo, non è che non vedesse le cose, ma aveva grande fiducia nel fatto che ogni uomo ha in fondo dentro di sé anche il seme del creatore, quindi può migliorare, può essere sfidato a fare qualcosa di meglio. Era uomo di una grande addirittura morale, si stabilì tra me e lui una vera amicizia, un'amicizia direi fraterna. Venne a trovarmi anche quando ero in montagna, in Val Gardena, e si trattenne con me a cena. Ed era un uomo veramente cristiano.
La pace non si realizza nell'umanità se non si prepara nel cuore dell'uomo, aiutandolo a crescere nella comprensione, nella tolleranza, nello spirito di dedizione e di reciproco aiuto, nel senso della giustizia, della libertà, nel servizio della verità e in definitiva nella crescita dell'amore. L'Azione Cattolica vorrebbe aiutare gli italiani ad amare Dio e ad amare gli uomini. Essa vorrebbe essere un semplice strumento attraverso il quale i cattolici italiani siano aiutati a vivere integralmente e responsabilmente la vita della Chiesa e insieme a vivere con pieno rispettoso impegno cristiano la vita della comunità temporale e della convivenza civile. Vittorio Bachelet è stato il presidente dell'Azione Cattolica del Concilio e io credo che il Concilio Vaticano II sia stato spezzato nella comunità cristiana italiana, nelle parrocchie, in ogni parte della Chiesa italiana, soprattutto grazie al servizio dell'Azione Cattolica. E l'Azione Cattolica sotto la sua presidenza si è rinnovata come la Chiesa del Concilio e ha fatto del Concilio lo strumento principale con il quale si è messa al servizio della comunità cristiana e anche del Paese. Io mi ricordo che quando ero piccolo, insomma, c'era questa idea che un cristiano prudente stava un po' lontano dalle voci di quelli che la pensavano in maniera diversa. Bisognava stare tra noi. Ecco, invece il cristianesimo di Vittorio Bachelet, del Concilio di Paolo VI, ecco, ma Bachelet era la persona che noi vedevamo giorno per giorno e ci insegnava come vivere e come essere cristiani, ecco, era quella di non chiudersi ma aprirsi, anzi mettersi al servizio di tutti, avere fiducia in tutti. I laici di Azione Cattolica improvvisamente si sentirono chiamati a essere dei profeti, dei testimoni, non dei soldatini di un esercito che in qualche modo occupava le posizioni. E quindi questa idea dell'impegno cristiano come servizio in Bachelet era fortissimo. Non c'era idea di potere, ma proprio veramente di servizio in qualunque cosa facesse e chiedesse agli altri di fare. Che cos'è la Chiesa Cattolica? È una scuola che cerca di insegnare ad amare Dio e ad amare gli uomini. Amare Dio e amare gli uomini significava non soltanto voler bene a Dio ed essere uniti nella Chiesa, ma voleva dire guardare a tutti gli uomini, specialmente a quelli lontani, a cui Vittorio guardava sempre con grande rispetto. La Chiesa Cattolica nel suo periodo fece una scelta positiva e riuscì a emergere dai frutti di una rivoluzione in atto in quegli anni. È vero, era un tempo difficile perché il Concilio ha rappresentato una grande svolta che non poteva essere ignorata, ma allo stesso tempo era una stagione straordinaria, di straordinaria novità, di straordinario impegno, che lui aveva sicuramente contribuito a creare. Certo, noi pensiamo al Concilio e pensiamo al rinnovamento che ha portato. E questo è vero, e è vero che l'impegno di Bachelet e poi quindi dell'Azione Cattolica che da lui ispirata fu un impegno di rinnovamento. Rinnovamento nei linguaggi, nelle formule, nel modo di vedere le cose, ecco, ma anche di grande fiducia, speranza. Ecco, una grande fiducia che in realtà i confini della Chiesa non ci sono. Ecco, tutto il campo è sempre aperto, possono venire sorprese straordinarie anche da quelli che noi abbiamo considerato lontani. È un uomo di una tenacia senza limiti. Vi ricordo che noi amici abbiamo, per esempio, ci ha impiegato 2 anni per modificare lo statuto dell'Azione Cattolica, perché c'erano resistenze molto forti di chi credeva all'Azione Cattolica militante, disciplinata, organizzata, che credeva che la conversione del mondo avvenisse attraverso l'organizzazione dei cattolici. La conversione, invece, la conversione del mondo, la presenza di Dio nel mondo attraverso il Vittorio, era radicalmente opposta. La conversione personale e la testimonianza. In sé la secolarizzazione può essere anche un richiamo all'uomo, alle sue responsabilità.
ma in quanto è un rifiuto di un riferimento invece trascendente, di un riferimento a Dio, ai valori ultimi per cui si vive, per cui si muove, evidentemente rischia di lasciare anche un vuoto. L'azione cattolica, mi ricordo prima di Bachelet, aveva l'immagine di essere una cittadella chiusa, assediata, magari con delle belle bandiere sui tetti, ma ecco, invece poi è diventata una forma di diffuso, un seme che si diffonde e che cerca di attecchire, magari attecchisce anche chi non è iscritto, né si dichiara tale, ma ha capito che ci sono delle cose, delle speranze, degli impegni, delle lealtà, degli sguardi verso il Signore e verso i fratelli che meritano di essere realizzati, seguiti, anche se magari non sono sempre capiti da tutti, ecco. L'azione cattolica ripeteva spesso che il compito dell'azione cattolica non era quello di formare buoni aderenti all'azione cattolica, ma quello di formare laici cristiani impegnati nella propria Chiesa e soprattutto buoni cittadini per il Paese. L'azione cattolica si chiese su cosa puntare. Valeva la pena correre dietro a singoli problemi, importanti ma conseguenziali, o puntare invece alle radici? Nel momento in cui l'aratro della storia scavava a fondo e voltando profondamente le zolle della realtà sociale italiana, che cosa era importante? Era importante gettare seme buono, seme valido. Io ho conosciuto Vittorio Bachelet, diciamo, bene, l'ho conosciuto nel momento in cui sono stato chiamato qui a lavorare per lui nel maggio del 1979. Chiaramente di vista, insomma, l'ho cominciato a conoscere a partire dal dicembre del 1976, quando lui è stato eletto vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Di Vittorio si dice, vabbè, è un relazione cattolico, un domiziano, però è un uomo di cultura, ma sarà forse anche una brava persona, ma che sia poi un uomo così democratico, qualche pensavamo, qualche sospetto ce l'avevamo. Si insedia, ci convoca tutti quanti con la sua bonomia molto, diciamo, amabile e poi dice, fra l'altro, per avere uno scambio di idee frequenti con voi è preferibile che voi indichiate dei rappresentanti, dei vostri rappresentanti per ogni gruppo con i quali io posso senz'altro interloquire. Poi mi guarda e dice, perché lo fa lei? E così, così io fanno tu e faccio i rappresentanti di gruppo. Questo mi consente di intraprendere un percorso di lavoro con Vittorio Bachelet, perché ci vediamo molto spesso. Io comincio a comprendere quale sia lo spessore della sua capacità, non soltanto di cultura e professionale, istituzionale, ma anche la sua disponibilità democratica. È il primo giorno che sono venuto qui in ufficio, qui, in questa stanza qui a fianco, era di sabato ed ero da solo a lavorare perché il segretario particolare quel giorno non era venuto. E quel giorno di sabato è venuto appunto il professor Bachelet in ufficio, al suo ufficio, e sono stato con lui tutta la mattinata. E già da quel giorno, cioè da quel primo giorno, è stata tutta una scoperta della persona, insomma, dell'umanità, della bontà di questa persona. E a quell'epoca il vicepresidente firmava tutte le comunicazioni, tutte le delibere del Consiglio Superiore. Siccome era molto stancante per lui, aspettava sempre il sabato mattina per firmare tutte le comunicazioni. E mi ricordo che si faceva una montagna di firmatari e io mi mettevo di fronte alla sua scrivania e lo aiutavo girando le pagine. E mentre lui firmava, soltanto che la scrivania, essendo molto larga, mi costringeva a piegarmi in avanti. E arrivava a un certo punto che io avevo un dolore di schiena pazzesco, che non vedevo l'ora di finire, però non mi permettevo di dire al vicepresidente, smettiamo perché mi fa male la schiena.
Me lo sono portato a me, perché ogni volta, ogni sabato che firmavamo, che firmava lui e io lo aiutavo, io subivo questi dolori, però ero contento, lo facevo, mi piaceva, insomma, ecco, mi piaceva aiutarlo. Non soltanto comincia a crescere la stima verso di lui, lo capisco, soprattutto verso questa sua azione di mediazione, di far incontrare le parti, poiché stiamo attraversando un periodo molto difficile. C'è non soltanto la criminalità organizzata, ma soprattutto il terrorismo rosso e nero, e ci accorgiamo che di una magistratura un po' sbandata, abbiamo alcuni che si rifiutano di giudicare, abbiamo delle corti assise che vanno in crisi, eccetera, e quindi bisogna correre ogni volta a sostenere le persone, sempre sotto l'indicazione di Vittorio. Vittorio prende, ma non dà la sensazione di uno che vuole dirigerci, comandarci, eccetera, sempre in questa operazione di mediazione, di intelligente mediazione, perché lui dice il Consiglio deve essere unitario. Io credo che i magistrati italiani si trovano oggi in una situazione di prima linea. Io non credo che tutte le accuse fatte dai magistrati siano esatte, ci possono essere certo delle situazioni di difficoltà. Io penso però che si debba dare ai magistrati la possibilità di operare. Spesso i magistrati operano in condizioni veramente di grandissima difficoltà. Qualche volta abbiamo detto, ma tu non ci stacchi mai, insomma, continui continuamente. Lui disse, l'essenziale è trovare un punto d'incontro. Più ci confrontiamo, sì, perdiamo un po' di tempo, ma il punto d'incontro lo dobbiamo trovare. Ed era capacissimo di trovarlo con tutti. La cosa più importante del professor Bachelet, quello che lui riteneva veramente importante, era che posso dire, la pace fra gli uomini. Andava attraverso il dialogo, per lui ecco, l'importante era il dialogo, parlare con le persone, esporre le proprie ragioni senza per questo volerle imporre. E questo è stato quello che mi ha insegnato, per me, me lo porto tuttora. Era una cara persona, proprio per questa sua umanità, per questa sua dimensione. Lasciamo stare la mediazione istituzionale, che era un compito che lui si imponeva come vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura e come rappresentante ovviamente anche della parte che lui rappresentava, che lui gestiva. Ma era una cara persona come amico, come, anche come fratello, potrei dire, nel vero senso della parola. Noi dobbiamo essere in questa società inquieta e incerta una forza di speranza e perciò una forza positiva, capace di costruire nel presente per l'avvenire. Per Vittorio Bachelet l'università era il luogo della sua professione, era, che ha amato dal primo momento e che ha amato fino all'ultimo momento. Io credo che non a caso sia stato ucciso all'università. Ha servito questa istituzione importante del nostro paese, innanzitutto con la ricerca. Un metodo giuridico molto rigoroso, applicato ai problemi del paese, con la preoccupazione di scrivere i principi della Costituzione nell'organizzazione amministrativa del paese. Io ho conosciuto Vittorio Bachelet come professore di università allora Prodeo, dove lui era professore ordinario, se non vado errato, di scienza dell'amministrazione, e lì ho incontrato il professor Bachelet che svolgeva le funzioni di vicepreside della facoltà di scienze politiche e quindi era il mio vicepreside. Noi che eravamo più giovani avevamo in Bachelet il punto di riferimento principale, perché non solo era la persona autorevole che sapevamo, ma soprattutto era molto aperto, molto disponibile al colloquio con tutti noi. Era l'atteggiamento del docente, ma anche dell'uomo adulto, del più anziano, posso dire il termine padre,
Nel rapporto con gli studenti, Vittorio Bachelet era appunto quel professore che ti trasferiva la fiducia e quindi anche l'affidamento che uno studente deve poter ricevere nel rapporto con i propri maestri. E accompagnava gli studenti, li accompagnava con una fedeltà al lavoro universitario, anche negli ultimi tempi, negli ultimi anni, quando doveva conciliarlo con l'impegno di vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Non l'ha mai abbandonato durante gli impegnatissimi anni della presidenza dell'Azione Cattolica. E al termine degli studi sapeva accompagnare gli studenti nella preparazione delle tesi di laurea e quindi nel conseguimento del titolo di studio, sapendo individuare i più meritevoli e sapendo accompagnare quelli che avevano anche qualche difficoltà. Un giorno, lì a Luis, mi vede che sono in macchina, stavo salendo in macchina lì, avevo una 500, e mi dice: senta Jessi, perché mi darebbe un passaggio? Perché ci sono un gruppo di giovani lì della parrocchia di Cristo Re che mi invitano sempre e io finora non ho avuto mai occasione di andare. Fanno delle liturgie lì nella cripta e vorrei partecipare. E quindi io ho accompagnato Vittorio Bachelet con questa 500 lì alla cripta di Cristo Re e ho partecipato anch'io a questa liturgia di questo gruppo di giovani. Dice: così mi aiuta, che così ho piacere. Chissà se avrà pensato pure: così aiuto anche lei, che viene un attimo in liturgia pure lei. Ma niente di più facile nella mente di un padre ragionare in questi termini. Poi l'ho imparato nella mia vita, che faccio anch'io il padre mentre faccio il professore. È un'unica vocazione. Avere il privilegio di fare l'università vuol dire ricevere alcuni talenti di più di cui bisogna rispondere. Vuol dire cioè avere una responsabilità maggiore, non solo di fronte a Dio, ma di fronte al prossimo. Perciò l'universitario è chiamato anche al senso del concreto, a imparare a vivere con gli uomini, a conoscere gli uomini e ad agire fra gli uomini. Gli anni del terrorismo nella facoltà di scienze politiche sono stati vissuti con una grande partecipazione, perché Aldo Moro era docente della facoltà di scienze politiche. Le sue lezioni erano sempre molto affollate, molto partecipate, e il rapimento di Moro, l'uccisione della sua scorta, l'uccisione di Aldo Moro furono vissute con grande partecipazione anche affettiva, perché in fondo ci conoscevamo con gli assistenti di Aldo Moro, perché il maresciallo Leonardi era di famiglia in qualche modo, perché accompagnava sempre il professore, il presidente. Questo Moro che sostava a lungo in corridoio dopo la lezione, per ore, a volte per ore, con gli studenti, lui, ministro, eccetera, presidente del consiglio, niente, la precedenza dava al rapporto con i giovani. E poi questo povero suo Leonardi, che stava sempre lì appoggiato alla finestra del corridoio con le varie borse di Aldo Moro appoggiate lì sopra ad avanzare. Le mura della nostra facoltà, soprattutto il corridoio delle aule, veniva spesso era oggetto di scritte anche ingiuriose. In particolare, subito dopo l'uccisione di Aldo Moro, ci fu chi ebbe il coraggio di inneggiare le Brigate Rosse. Si presentò l'allora presidente della FUCI e chiese al professore, in quanto
direttore dell'istituto di fargli pulire il corridoio, di cancellare le scritte. E ricordo che mi disse: io farò la mia parte, però vorrei ricordarvi che quando io facevo il presidente della FUSCI, di fronte a scritte come quelle, prendevamo noi il pennello e la vernice e andavamo a ripulire le mura. Sono stati colpiti questi uomini che erano proprio delle figure trasparenti, proprio così, che davano aiuto alla democrazia italiana. Questa facoltà è stata colpita fortemente con questi episodi. Poi certo, quello Bachelet è accaduto proprio qui. Il sangue si è sparso qui. Due giorni prima eravamo andati a colazione insieme. Uscimmo io, lui e un altro collega, a piedi. E io dissi: Vito, scusami, ma non è preoccupante e pericoloso questo fatto? Vito, ma che dici? Ma tu hai visto Moro, che è successo? Prima di tutto non serve a nulla, perché se muoiono ci ammazzano lo stesso. Ma poi facciamo morire persone che non hanno niente a che fare con il motivo per cui ci sparano. Ma perché? Delle vittime innocenti. Io devo portare sulla coscienza il problema delle vittime innocenti. Non chiederò mai, e anche se la vogliono imporre, io rifiuterò una scorta. Questa era stata una sua scelta chiaramente assunta con grande consapevolezza, perché io ho sempre pensato che se non avesse messo in conto di essere una possibile vittima delle Brigate Rosse, magari avrebbe anche accettato la scorta. Il terrorismo non può accettare un'alternativa alla guerra civile, alla lotta armata che fomenta da circa un decennio, incurante del mancato successo e dell'isolamento morale e politico in cui si trova. La democrazia è conquista e vittoria quotidiana contro la sopraffazione, è difesa dei diritti faticosamente conquistati. Questa non è la via più lunga per una maggiore giustizia nella società, è l'unica via. Il 12 febbraio dell'80 è un giorno che non dimenticherò mai. Ma ricordo che era una bella giornata di sole, una giornata di quelle belle giornate romane che anticipano la primavera, anche se il 13 febbraio eravamo in pieno inverno. Era martedì, e il martedì era il giorno nel quale il professore era più assiduo alla sua lezione delle 10:30. Facevamo lezione nell'aula Aldo Moro, nell'aula intitolata ad Aldo Moro, dopo l'uccisione del presidente della Democrazia Cristiana, e alla fine della lezione ci siamo incamminati per le scale che dal corridoio delle aule portano agli istituti, no? Dove avevamo il nostro studio. Noi saliamo le scale, siamo alla terzo scalino, ci fermiamo e lui mi chiede se mi potevo fermare, e le sue ultime parole furono: perché io quasi quasi andrei. In quel momento un volto di donna mi appare dietro il professore, che io pensai immediatamente si trattasse di una studentessa che voleva chiederci qualcosa. Questo mio pensiero fu messo in crisi dalla trasformazione del volto del professor Bachelet, che da sorridente e sereno qual era, si era trasformato in un volto terrorizzato. Allora capii immediatamente che qualcosa non andava. Me lo allontanarono, lo portarono sul pianerottolo. Sperai in quell'attimo di secondo che si trattasse di una gambizzazione, anche se ormai le BR non praticavano più le intimidazioni da anni, e quando vidi la pistola della donna e dell'uomo che l'accompagnava puntare al petto, capii che non c'era più niente da fare. Gli spararono ripetutamente e lui cadde nell'angolo sbattendo la testa nel marmo. E poi fu inferto il colpo di grazia, il colpo alla nuca.
un certo punto squilla il telefono ed era dall'università che chiamavano, dicevano mandate una macchina perché il professor Pacelli sta male. Chiudo il telefono, esco subito dalla stanza, vado incontro al segretario generale che sta in fondo al corridoio per dirgli appunto di provvedere a mandare una macchina. Entro dentro, glielo dico al segretario generale, ma mentre tornavo dicevo ma per la miseria, ma lui la macchina ce l'ha lì, l'ha accompagnato l'autista, perché mi hanno telefonato? In quel momento squilla un'altra volta il telefono, mentre pensavo queste cose. L'hanno ammazzato. Guardi, per me è stato... Il mio primo pensiero è stato quello di, essendo in rapporti di amicizia con la famiglia Bachelet, di avvisare la famiglia e parlo con la figlia, Maria Grazia, e la invito di venire quanto prima all'università. Non ho il coraggio di dirle che papà è morto. Le dico, papà si sente proprio molto male, sta molto male, vieni di corsa. Ho avuto la fortuna di poter incontrare Maria Grazia appunto in corridoio qui e di accompagnarla lì accanto al papà. E sono stata a lungo accanto a lei, ma dopo un po' cominciato una ressa di tanta gente, posso solo immaginare quello che può essere passato nella mente di Maria Grazia, ma era di una serenità incredibile. La moglie non era ancora arrivata a casa perché era a scuola, era stata anche lei chiamata in quel momento dalla scuola, e quindi io la incontrai che stavo già sul pianerottolo di casa sua. E mi disse, Romolo, che cosa è successo? Dico, non lo so, dico, mi hanno detto che o all'università o all'ospedale di Roma è successo un fatto grave su Vittorio. Se vuoi ti accompagno, sì, volentieri, con la macchina, l'ho accompagnata all'ospedale a Roma, al policlinico. Però lì non avevo notizie precise se non confuse. E mi dissero vada all'università. E così sono andato un'altra volta dal segretario generale, siamo andati via subito, sono andato pure io con lui, col segretario generale in macchina, e siamo arrivati lì all'università, era già tutto bloccato, non ci facevano entrare. Sono sceso dalla macchina e sono andato incontro, correndo, ho sfondato pure il cordone dei carabinieri che non facevano passare nessuno, perché poi era tutto circondato lì, la facoltà di scienze politiche, dove hanno ucciso. E ho sfondato i carabinieri, non mi potevano fermare, non ci sarebbero mai riusciti a fermarmi. E quando sono entrato nel portone l'ho visto sulla sinistra, per terra. È stato terribile, terribile. Anche adesso pensarci, molto, quasi mi viene da piangere come piansi allora. È terribile, terribile. Un attimo prima ero salito sopra, al piano di sopra, dove mi avevano detto che la Bindi si era rifugiata, e trovo Rosy Bindi in lacrime, distrutta. Piangeva di rotto e tremava tutta. E si fumava una sigaretta dietro l'altra. Sì, a quel tempo io fumavo, quindi niente di strano che...
adesso dovremmo essere collegati con canali social. Faccio giusto una verifica per vedere se ci sentono. Forse ci vorrà ancora un po', vabbè, tanto vediamo se è tutto bene qua. Lo schermo. Vediamo se va bene. Ok, dovrebbe essere a posto. Vediamo un po' se ci sento. Ok, adesso dobbiamo sentirci un attimo. Ok. Allora, vediamo un attimo se riusciamo a spostare qua. Ok, e direi che per tempo, se sono Facebook, potremmo iniziare. Posso parlare al computer, ma questo è poco male. Vediamo un po' se va. Se funziona. Vivo 56. Ok, direi che possiamo iniziare intanto. Allora, siamo. Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Grazie per essere intervenuti in questa serata che è importante. Ringraziamo fin da subito per la disponibilità a intervenire di Giovanni Bachelet. Prendersi cura del futuro è il titolo che è stato dato a un percorso avviato da studenti e studentesse di alcune scuole superiori di Trento, di Serenia, di Lodi, e qua sono presenti diversi giovani accompagnati dai loro docenti, Alberto Conci e Silvia Meroni, che li hanno affiancati in questo percorso. E in un documento sul prendersi cura del futuro dello scorso anno, come ultimo punto di questo documento c'era un prendersi cura della memoria, come un qualcosa di importante. Richiamare una funzione positiva della memoria che può contribuire davvero alla costruzione di un futuro più umano. Ecco, quindi sul tema del futuro ci sono questi studenti che interloquiranno in questa serata e anche in altre occasioni. Sempre sul tema del futuro, qualche anno fa, diversi anni fa, la Rosa Bianca aveva organizzato un incontro nel 1983, cui avevano preso parte Paolo Giuntella, Roberto Ruffilli, Pietro Scoppola, Achille Ardigò, e avevano voluto dedicare una serata a Vittorio Bachelet e Aldo Moro, proprio per riflettere su un futuro che non era un futuro mancato, ma un futuro che era stato consegnato. E qui per noi oggi, stasera, è un'occasione molto importante, perché Vittorio Bachelet è stato protagonista di scelte, di una scelta per il futuro. Per tutte e tutti noi è stato un seme non gettato al vento, ma è stato una persona che ha preparato tempi nuovi di fronte a un cambiamento di scenario, e ha pensato di ripartire proprio dalle fondamenta, preparandosi a partire da tempi lunghi per una nuova semina.
ringraziamo Giovanni Bachelet per essere appunto disponibile per questa serata. Saluto anche Benedetta Tubagi che ci ha raggiunto questa sera e cedo la parola ad Alberto Conci che coordinerà la serata. Grazie Alberto. Grazie Fabio, ma in realtà io non è che avrò molto da coordinare, diciamo, dico due parole ancora relativamente al senso che ha questa serata, che ha avuto la partecipazione a questa serata da parte di un gruppo di studenti di questo percorso, e dopo lascio subito la parola naturalmente a Giovanni, che è colui che oggi in questo anniversario ovviamente vogliamo ascoltare. Ecco, il percorso è partito l'anno scorso è stato un percorso che ha coinvolto numerosi studenti, 150 studenti, proprio con l'idea di incontrare una serie di persone e dialogare sostanzialmente con loro, in particolare sul tempo che stavamo vivendo. Il progetto era partito durante il lockdown. E quest'anno abbiamo deciso di allargare, di provare ad allargare, di provare a riflettere, di continuare questa riflessione, di allargarla, e all'interno di questa riflessione che stiamo facendo con questo meraviglioso gruppo di studenti che hanno imparato, pur appartenendo a scuole diverse, abitando in città diverse, hanno imparato a lavorare insieme, hanno imparato anche a conoscersi e a costruire insieme i dialoghi, che molti di questi dialoghi che stiamo facendo. Ecco, all'interno di questo progetto, quando Fabio Caneri ci ha proposto di fare una serata per ricordare in questo anniversario la figura di Vittorio Bachelet, abbiamo deciso di estendere l'incontro di questa sera anche a un gruppo di questi studenti che sono qui con noi, con un solo scopo: da una parte ascoltare naturalmente Giovanni e chiedere e su questo insomma chiederemo a Giovanni di fare quelle attenzioni che sono necessarie per raccontare una storia che per i ragazzi appartiene non solo alla preistoria personale, ma anche alla preistoria che normalmente insomma si studia. Quindi insomma è un racconto che toccherà per loro, toccherà temi, luoghi, immagini che non conoscono, quindi da questo punto di vista è molto importante insomma, diciamo, ovviamente per Giovanni tenerne conto. Ma poi l'idea è quella di chiaramente di lasciare ai ragazzi, soprattutto ai ragazzi, naturalmente non solo, però soprattutto ai ragazzi, la possibilità di dialogare con Giovanni, chiedendogli, lasciandosi un po' così prendere da quelle suggestioni che Giovanni metterà lì, per porgli quelle domande che per loro oggi sono fondamentali. Ecco, quindi io direi che mi fermo qui. Non credo sia necessario molto altro. A Giovanni direi che si può prendere tutto il tempo che vuole in questa oretta e un po' di più di un'ora che abbiamo, proprio per ricostruire un quadro di quella che è stata la figura del suo papà, di quello che ne ha in qualche modo che ha segnato la storia e ha condotto alla sua a questo terribile epilogo, e poi anche ovviamente al significato che oggi, a 41 anni di distanza, quindi sono una distanza abissale rispetto al mondo di oggi da moltissimi punti di vista, e che cosa oggi, che significato mantiene anche oggi insomma questo momento.
Io lascio quindi la parola a Giovanni, ai ragazzi raccomando naturalmente, ma questa è una raccomandazione assolutamente inutile, visti gli altri incontri, insomma, di non temere, ecco, alla fine di fare qualsiasi tipo di domanda, non solo per chiarire, ma anche per sollevare questioni che magari ritenete che sono importanti soprattutto per noi oggi e per il nostro futuro, insomma, perché la memoria ha un senso se ci aiuta a proiettarci in qualche modo nel futuro. Mi fermo qui e lascio la parola a Giovanni. Grazie Giovanni di aver accettato di essere con noi e di dialogare con questo gruppo di ragazzi. Allora, buonasera a tutti, grazie a Fabio e la Rosa Bianca per aver fatto da padroni di casa di questo incontro, grazie a Alberto e a Silvia che fanno questo tipo di percorso e hanno voluto invitare o coinvolgere anche me nel loro percorso educativo dei ragazzi che ci seguono. E poi, visto che ho scoperto che c'è anche Benedetta, che non lo sapevo, grazie infinite a Benedetta Tovaggi che oggi ha fatto un servizio bellissimo su Radio Rai 3, che io ho sentito la seconda metà accendendo la radio mentre ero in macchina, la prima me la sono risentita dal podcast e sono rimasto veramente strabiliato da quanto era bella e ben fatta. E visto che sono stati citati a proposito dell'incontro per ricordare papà e Moro di tanti anni fa, quelli che allora l'avevano presentato, che erano Paolo Giuntella, Roberto Uffilli, Pietro Scoppola e che era Nicola Lipari, mi pare il quarto, e anche l'unico. Beh, insomma, comunque l'unico di questo gruppo forse era Lipari, ma forse non era, era Ardigò quello che stava lì. Insomma, sono morti tutti. Ecco, fatemi ricordare una cosa che mi ha detto una volta Scoppola, che era anche nella nostra parrocchia, tutti i figli andavano agli scout con me, un grandissimo storico. E insomma, quando Ciampi si era inventato il fatto che bisogna arrivare a una memoria condivisa, e lui disse, ma questa è una contraddizione in termini, la memoria non è mai condivisa, ognuno si ricorda una cosa, e sono gli storici che mettendo insieme tante memorie possono fare dopo la storia e vedere meglio di qualunque dei protagonisti quello che è accaduto. E io nel sentire il servizio di Benedetta Tovaggi, che negli anni in cui è morto mio papà aveva 2-3 anni, quindi era un servizio di una storica, non di una che si poteva ricordare niente di quegli anni, ho detto c'aveva ragione Pietro Scoppola, cioè uno che si mette a studiare un certo campo, magari ha anche delle ragioni, come dicevano altri studiosi della storiografia, non mi ricordo chi erano, forse erano Danielu e Marru, ma insomma, che dicevano che per studiare un periodo bisogna anche avere delle ragioni sentimentali per essere interessati, vero, però bisogna anche essere degli storici e non delle persone che raccontano una delle storie di quell'epoca. E in questo senso questo servizio di Benedetta di oggi io vi consiglio di ascoltarlo, dura circa mezz'ora, si ritrova su Wikiradio, su Radio Rai 3, sul sito, e secondo me è bellissimo proprio perché è fatto da uno che non ricorda di prima mano, e pur avendo un grandissimo interesse personale, affettivo, intellettuale in quell'epoca, non sta raccontando una storia, ma sta cercando di mettere insieme la storia da molte memorie. Quindi memoria condivisa, termine secondo me sbagliato, storia è un'operazione come quella che ha fatto per esempio Benedetta con questa bellissima trasmissione per la quale la ringrazio. E insomma tutti quelli di cui abbiamo parlato, di quell'antica commemorazione di papà e di Moro, erano persone di casa, insomma Ruffilli poi è stato ammazzato anche lui e io ancora continuo a pensare che se fosse stata fatta allora, alla fine degli anni Ottanta, quella piccola riforma elettorale che lui proponeva, forse anche la storia italiana sarebbe stata diversa. E così come penso che alcuni come Scoppola o Ardigò sono stati dei grandi profeti, sono morti diversamente da mio padre Uffilli e Moro di morte naturale, ma non per questo sono meno significativi. Di questo incontro io ho avuto l'onore di essere consultato sul titolo e quello che poi c'è adesso
conoscere, amare e governare un mondo che cambia l'ho proposto io. E perché? Perché secondo me delle persone quello che conta non è come sono morte o come l'hanno ammazzate o quanto sangue hanno versato, conta quello che hanno fatto finché potevano fare qualcosa. Quindi penso che di mio padre o del papà di Benedetta o di un figlio o di tanti altri che sono morti di morte violenta, e quello che hanno fatto era ottimo quanto quello che hanno fatto Scoppola o che ne so io, altri politici, maestri, studiosi che hanno avuto la forza. Non so, Leopoldo Elia non è stato ammazzato da nessuno, era un caro amico di mio padre, è morto pure lui. E poi, diciamo, mio padre, se vivesse, adesso sarebbe 95 anni, quindi prima o poi moriamo tutti, ma la morte non è un dato particolarmente originale nella vita. Invece cosa si riesce a fare di buono finché siamo in questa terra, quello è un dato importante. E in questo senso credo che la fortuna o l'avventura di un gruppo di persone nate fra gli anni 20 e gli anni 30, di cui uno era mio papà, ma altri erano appunto Leopoldo Elia, il fratello più piccolo di Moro, che si chiamava Alfredo Carlo Moro e meno famoso di Aldo, ma insomma un grande magistrato, giudice minorile, insomma persona molto significativa anche lei per il progresso del nostro paese. Questi prendono un gruppo di tre persone che si sono laureate lo stesso giorno, verso la fine del 47, e si sono trovati quindi a non essere loro stessi né partigiani né costituenti, ma essere la generazione immediatamente successiva che si trovava con in mano una nuova Costituzione e un paese distrutto che andava ricostruito. E nel caso di mio padre, ma anche degli altri due, ma in particolare adesso, visto che parliamo di papà, visto che oggi è il suo anniversario, direi che per moltissimi anni il suo contributo al bene comune è stato quello di avere una famiglia, di fare bene la propria professione di studioso e di docente universitario di diritto amministrativo e di lavorare nell'associazionismo cattolico. Ecco, non era un politico, nel senso che certamente negli anni 50 l'Italia era fortemente innervata dai partiti, dall'appartenenza politica, sindacale, che era poi intrecciata anche con quella religiosa per via di tante ragioni che sicuramente Alberto e Silvia vi hanno spiegato. Quindi non è che mio padre era indifferente alla politica, però alcuni amici di mio padre avevano preferito dedicarsi alla politica attiva, erano parlamentari, erano ministri, erano dirigenti di aziende pubbliche. Papà faceva il professore universitario e faceva lo studioso e anche da un certo momento in poi il dirigente di un'associazione cattolica. Ecco, questa era la sua vera missione per molti anni, direi fino a che io ho finito come voi adesso le superiori. Questo era mio padre. La ragione per cui hanno ammazzato mio padre sono gli ultimi 4 anni della sua vita, o 5, insomma, in cui lui ha accettato, cosa che prima non era accaduta, di impegnarsi anche nella politica a livelli non particolarmente importanti, perché il Consiglio Comunale di Roma, insomma, sì, era una cosa bella, significativa, ma non è che fosse un... E poi invece nel Consiglio Superiore della Magistratura, dove si viene eletti, come forse sapete, se no ve lo dico io, dal Parlamento, perché 2/3 dei suoi membri sono eletti dai magistrati, secondo la nostra Costituzione, 1/3 viene eletto dal Parlamento, fra gli esperti di legge, mio padre era uno di questi eletti al Parlamento, e questo suo ultimo impegno nell'istituzione è stato quello che poi gli è costato la vita, però diciamo è stata una parte importante che, come dire, ha da vari punti di vista coronato il resto del suo impegno, però in un certo altro senso era anche una grossa novità rispetto al grosso della sua vita. Ecco, non era uno che andava alle riunioni di partito, non si divertiva molto a queste cose, riteneva giusto informarsi, riteneva giusto impegnarsi, ma insomma non era il suo genere preferito, ecco. Quindi, diciamo, qual è stata, se uno deve vedere di
di ricordare la parte che dal punto di vista sia familiare, interno, sia pubblico, nelle varie aree in cui sei impegnato, quindi nell'università, nella chiesa e alla fine nella magistratura, che cosa c'era di importante che forse aveva imparato proprio nell'ambito dell'associazionismo cattolico universitario e poi ha trasferito nel resto della sua vita? L'idea che capire le cose è la prima cosa da fare. Mio papà, così un po' ci scherzava, un po' no, ma forse siccome negli anni della mia adolescenza, quando io ero negli ultimi anni delle superiori come voi, c'era molta, diciamo, voglia di impegno politico, di cambiare il mondo. E questo a papà come idea piaceva, però diceva: guarda che si può fare più danni con la stupidità e l'incompetenza che con la cattiveria. Cioè, una cosa che allora non capivo e molti non capiscono neanche adesso, nella politica e nella lotta per un mondo migliore le intenzioni contano naturalmente, perché ci sono anche i cattivi veri che vogliono, ma di persone che dicono io voglio fare il male non ce ne sono. Di solito tutti a parole e anche forse sinceramente si propongono qualcosa di buono per gli altri, però poi fanno sfracelli. Cioè il cortocircuito fra intenzioni di bene e azioni sul mondo è un cortocircuito molto pericoloso. Quindi capire il mondo in cui si è e essere competenti in qualche cosa è una cosa che serve a fare quello che dicevamo da ragazzini, a fare la rivoluzione, intendendo la rivoluzione come un mondo migliore, non accettare il mondo in cui ci svegliamo tutti i giorni. E questo lo dicevano non soltanto i marxisti, ma lo dicevano anche Mounier, lo dicevano anche i socialisti democratici, tutti dicevano di volere un mondo migliore. E mio papà mi spiegava che il punto non era volere o no un mondo migliore, ma come si fa a arrivarci, e che questo richiede studio. Quindi la prima parola che ho proposto per questo incontro era comprendere, perché nell'insegnamento di mio padre diciamo che essere ignoranti e rimanerci è un peccato altrettanto grave che cercare di fare i propri interessi a danno degli altri. Cioè l'ignoranza è un peccato mortale. Non ce la possiamo permettere. Se vogliamo cambiare il mondo dobbiamo prima conoscerlo, non possiamo avere un quadro del mondo prima ancora di avere studiato, prima ancora di avere aperto gli occhi. Quindi l'importanza di comprendere, poi anche di amare il mondo, cioè non farsene spaventare. Questa era la seconda parola chiave che ho proposto per il titolo. Amare cosa vuol dire? Vuol dire che in un mondo che, per esempio, per un cattolico di dopo la guerra come mio padre, diventa all'improvviso più ricco, più moderno, in cui anche il modo di vivere di tutti i giorni cambia molto velocemente. Io ricordo che da bambino a casa mia l'unica cosa, le due cose più tecnologiche che c'erano erano una radio e un telefono quando io ero 5 anni. Man mano che sono cresciuto abbiamo avuto la televisione, l'automobile, la lavatrice, una serie, anche la stufa di casa mia era a carbone, da un certo punto c'era il gas, c'era il gasolio. Quindi un enorme sviluppo accompagnato naturalmente da molte cose buone, ma anche da molti squilibri. Quindi la necessità di non spaventarsi, ecco. Tutto il gruppo, diciamo, dirigente dell'Azione Cattolica degli anni 70 era il gruppo dirigente della FUCI, cioè degli universitari cattolici negli anni 50, e è stato messo lì da Giovanni XXIII e Paolo VI, e Giovanni XXIII, quando è stato eletto, uno dei primi discorsi che ha fatto, anzi no, veramente questo è il discorso all'inizio, all'apertura del Concilio, era quello di non dar retta ai profeti di sventura, di non vedere la storia come una serie di disgrazie, di capire che nella storia si manifesta la volontà di Dio e il suo amore per gli uomini. Quindi amare il mondo, non averne paura, quindi comprenderlo, amarlo, e però poi anche governarlo, perché non è che uno
perché lo conosce e lo ama, poi dice tutto il nuovo va bene, tutto il vecchio è sbagliato. No, saper discernere e sentire la responsabilità, che si tratti dell'amministrazione dello Stato, che si tratti della scuola, che si tratti dell'ambiente, che si tratti degli affetti, sentire la responsabilità di governare la vita propria e degli altri in maniera ragionevole e amorevole. Quindi questo qui è il mio ricordo di un padre che, in un tempo in cui veramente molti avevano, almeno nell'ambiente cattolico, paura del futuro e molti altri lo idolatravano come se tutto quello che era nuovo fosse buono, insomma un padre che guardava con un sorriso al futuro e però invitava a ragionare con la propria testa. Quindi questo tipo di, diciamo, attitudine, penso che anche al di là dell'epoca storica particolare in cui papà si è trovato a vivere, è un modello che, se io fossi capace, fossi stato, perché ormai sono nonno, non sono più padre, ma insomma fossi stato capace di viverlo anche io come genitore, sarei molto contento. Cioè la capacità di guardare con intelligenza e con un sorriso al proprio tempo e di contribuire alla sua trasformazione senza paura e senza neanche però ottimismi non fondati, sapendo che c'è il male, ma che il bene può andare un pochino più avanti col proprio aiuto. Vi sento muti, non so se qualcuno deve parlare, ma se lo deve fare, prende il microfono. Va bene. Allora, facciamo così. Allora, lanciamo da subito un primo giro di riflessioni, di domande, di proprio anche di curiosità, di cose, insomma, che i ragazzi possono, anche sulla base di quello che Giovanni vi ha raccontato, che possono mettere. Insomma, credo importante il quadro che Giovanni vi ha fatto, con queste tre parole chiave: comprendere il mondo, amare il mondo e governarlo. Sono tre questioni grosse che noi, fra l'altro, abbiamo anche in maniera diversa incontrato anche in altri incontri. Quindi io a questo punto lascerei ai ragazzi un po' il compito di fare qualche domanda anche su quelle che sono, se volete, le ragioni più così, le ragioni di contesto, insomma, su cui Giovanni è rimasto ovviamente più, diciamo, l'ha tenuta un po' fuori, che sono quelle ragioni che hanno condotto poi alla fine anche alla morte, all'epilogo, vi dicevo prima, tragico dell'esistenza di Vittorio Bachelet. Quindi io lascerei a voi, vedendo se qualche coraggioso si lancia e comincia subito con qualche domanda sulla quale, insomma, dopo ci scateniamo. Buonasera a tutti. Io volevo porre una domanda al signor Giorgio Bachelet, perché mi sono un attimo documentato riguardo la vicenda di suo padre e ho letto che gli assassini sono a piede libero, e volevo sapere da lei cosa prova nei confronti e di questi, sapere che comunque sono tornati in libertà. Vado. Grazie. Ma io adesso non so lei che quanto abbia studiato finora la Costituzione italiana, però la Costituzione italiana, all'articolo 27, dice che la responsabilità penale è personale. E però poi al secondo comma dice: la pena non deve avere come scopo la rieducazione del detenuto e non deve in nessun caso andare contro il senso di umanità. E il terzo comma dice:
è esclusa la pena di morte, adesso dice proprio così perché è stata, diciamo, riformata nel corso degli anni. Prima c'era una riserva per il caso dell'ordinamento militare, che tra l'altro è una delle prime cose su cui ha scritto mio padre come giurista, il tema di adeguare l'ordinamento militare alla Costituzione. E proprio questo è accaduto, quindi adesso il terzo comma dice solo è esclusa la pena di morte, punto. E allora, adesso lei mi dovrebbe spiegare per quale motivo un assassino, dopo che ha adeguatamente scontato la sua pena, dovrebbe non essere a piede libero. Adesso dalla morte di mio padre sono passati 41 anni. Per i delitti più gravi è prevista, diciamo, la pena dell'ergastolo, ma una delle ragioni per le quali anche da altri paesi abbiamo accordi di estradizione è che l'ergastolo da noi è mitigato da una regola che prevede che dopo 26 anni di reclusione, in caso di buona condotta e un certo numero di condizioni che adesso non vi racconto, ma se volete vi racconto meglio, però il magistrato di sorveglianza può concedere la libertà condizionale. Libertà condizionale non vuol dire che si sconta la pena fuori dal carcere, questo è possibile fin dai primi anni e anche questo io ritengo sia un fatto civile, cioè il fatto che il carcere non sia l'unico modo di scontare la pena. Però dopo 26 anni libertà condizionale vuol dire che uno riacquista tutti i diritti, se però commette di nuovo un reato ritorna in carcere e si fa il resto dell'ergastolo. Ora, sia il fatto di scontare la pena in modo alternativo al carcere prima della fine della pena, sia il fatto che il cosiddetto fine pena mai, cioè l'ergastolo, sia mitigato da questa clausola italiana che lo rende poi in realtà mai un vero ergastolo, perché si può recuperare in opportune condizioni di libertà, è un segno che, diciamo, la Costituzione viene rispettata. Ora, se ne potrebbero dire tante, si potrebbe dire che nel carcere di oggi forse la Costituzione non è dappertutto rispettata così bene, perché non sempre il senso di umanità di cui parla il secondo comma dell'articolo 27 è rispettato. Molti lettori dei giornali pensano che le pene alternative per reati minori e anche per reati abbastanza gravi e che questa clausola di uscita dopo 26 anni rappresenti una specie di cuccagna per i cattivi, ma diciamo tutte le prove numeriche e statistiche, io sono un fisico, non sono un giurista, ma le statistiche dicono per esempio che quelli che scontano le pene in modo alternativo fanno meno recidive di quelli che rimangono in carcere, per esempio, cioè che le pene alternative che consentono di scontare una parte della propria pena fuori del carcere ottengono un minore ritorno alla delinquenza di quanto ci riesca il carcere. Quindi, diciamo, molte delle nostre opinioni sono basate più che altro sull'idea della clava, insomma il troglodita che esce dalla caverna, vede uno e gli dà una mazzata sulla testa e quell'altro prende una clava più grande e gliene dà due. Ecco, questo si chiama, diciamo, occhio per occhio, eccetera. Tra l'altro, occhio per occhio, dente per dente, non so se lo sapete, ma fu un grande successo all'inizio della civiltà giuridica, perché l'idea era che se uno ti cava un occhio non gliene devi cavare più di uno, eh? Quindi, però l'umanità da allora ha fatto alcuni passi avanti e tutta la statistica dice che una gestione delle pene fatta bene e più umana produce meno delinquenza. Per esempio negli Stati Uniti, dove in molti stati c'è ancora la pena di morte, il numero di omicidi per unità di popolazione è quasi tre volte che da noi. Quindi l'idea che a fare del male a quelli che sono cattivi si guadagna è un'idea sbagliata, oltre che contraria alla nostra Costituzione. Quindi io il fatto di sapere che uno che ha ammazzato mio padre è uscito, non fa più del male a nessuno, magari lavora, ha una famiglia,
io lo ritengo un successo di quello in cui credeva mio padre e per il quale mio padre è morto. Ecco, io mi aggancio a quello che ha chiesto il ragazzo e alla risposta che ha dato. Una cosa che mi ha molto colpito è il discorso che lei ha fatto al funerale di suo padre, in cui ha parlato di perdono. E una cosa molto importante, però io vorrei chiedere quanto sia stato difficile questo perdono e se sia al 100%, se con questo si intenda una sorta di cancellazione del male che è stato fatto, oppure un rimprovero benigno, ecco, diciamo. Ma non, insomma, prima di tutto io distinguerei il fatto del perdono, diciamo, mio e dei miei, insomma, di tanta altra gente, i funerali dei propri parenti ammazzati, dal discorso sulle pene e sulla loro efficacia e sulla opportunità che esse siano umane, che secondo me, anche per chi non fosse cristiano e non avesse alcuna intenzione di avere sentimenti di perdono personale verso chi ha fatto del male, da un punto di vista puramente razionale andrebbe riconosciuto che è più efficace nella lotta contro il crimine rispetto alla vendetta e al male per male. Quindi, però, separiamo i due discorsi. Dice, che cos'è il perdono? Ma insomma, per un cristiano direi che è principalmente la sua principale fortuna e il principale contenuto dell'annuncio del suo maestro, del suo fondatore, di Gesù. Qual è la buona novella? La buona novella è l'annuncio del perdono dei peccati, ma non degli altri, di quelli miei, tuoi, suoi, insomma, per noi un anno di riconciliazione, un anno di liberazione. Quando Gesù va nella sinagoga di Nazareth, dice, vi annuncio un anno di liberazione, un anno di speciale, un tempo nuovo, un tempo in cui si può ripartire da zero. Quindi l'annuncio di Gesù è, tu hai fatto la peggiore cosa, nulla è perduto, c'è sempre la possibilità di ripartire nel bene, non siamo segnati in maniera definitiva e irreparabile dai nostri sbagli. Allora, esistono alcune persone, anche alcuni miei colleghi universitari, che pensano di non avere mai commesso errori, e io li guardo con ammirazione e anche un po' di invidia, perché magari è anche vero. Però, diciamo, la maggioranza di noi, almeno io, per me stesso, posso garantire che non è così nel caso mio. Quindi, quella del perdono per me è anzitutto una fortuna, nel senso che nell'avere avuto annunciato dai miei genitori, dai miei capi scout, dai miei preti, dai miei amici un po' più grandi, dai miei nonni, tanta gente, un messaggio coerente di speranza e di perdono, di amore, ma insomma di comprensione e una mano che mi ha sempre rialzato quando cadevo fisicamente, quando ero bambino, perché uno quando non sa camminare cade, ma anche dal punto di vista, diciamo, della vita più da grande in tutti gli anni successivi, per me è stata un grande aiuto. L'idea di sapere che c'è la morte, c'è il peccato, c'è l'errore, però ci si può passare dentro e si può ricominciare con l'aiuto degli altri, con l'aiuto di Dio. Ecco, questo è un messaggio. In queste condizioni il perdono per me non è che fosse uno sforzo mostruoso per dire proviamo a essere buoni, era semplicemente il tentativo di passare ad altri quello che io avevo ricevuto, che magari qualcuno di questi, credendo di fare del bene, aveva ammazzato mio padre, ma non avevano mai ricevuto questo dono, questo messaggio. Quindi penso che da parte mia e nostra, perché poi io ho letto una cosa che avevamo scritto con tutto il resto della famiglia, non è che io ero più buono degli altri, anzi un po' peggio in media, però era un messaggio di speranza e anche un tentativo di rompere una spirale, cioè il tentativo di dire
Non voglio che tu mi trasformi in un tuo nemico. Vabbè, tu credevi che io fossi tuo nemico, ma io non ho niente contro di te. Quindi un modo anche, come dire, di disarmare l'avversario. Quindi in un certo senso la domanda dice: era un modo benigno di rimproverare? Beh, involontariamente sì, perché il perdono non è dire non è successo niente e chi se ne frega. Vuol dire tu mi hai fatto male, ma io ti voglio bene lo stesso. Spero che tu non lo rifaccia, spero che tu riesca a cambiare vita, spero che tu riesca a superare questo sbaglio. È chiaro che per perdonare vuol dire ammettere che il male c'è, non è che vuol dire volendosi bene. Sì, vogliamoci bene, ma io tu mi hai fatto del male e io non ti voglio ridare altrettanto. Quindi in qualche misura per dare il perdono e anche per riceverlo ci vuole una comune percezione che qualcosa di male è stato fatto. Quindi in questo senso, diciamo, si può citare per esempio una lettera di Paolo, che purtroppo non so qual è, ma di sicuro Alberto Conci adesso o Fabio, che sono molto più colti di me, mi diranno quale delle lettere di Paolo è, in cui dice: non vi vendicate, carissimi, perché sta scritto, e Paolo cita l'Antico Testamento a riprova che non è vero che il perdono è una invenzione cristiana, è un'invenzione giudaico-cristiana. Gesù interpreta e con pienezza trasforma in un messaggio per tutti quello che è il messaggio degli antichi ebrei. La citazione dell'Antico Testamento dice: non vendicatevi, carissimi, dice Paolo, perché sta scritto: mia è la vendetta, dice il Signore, io darò il contraccambio. E quindi se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, così facendo accumulerai carboni accesi sul suo capo. Cioè vuol dire: io non ti do male per male, perché rimetto la mia causa nelle mani di Dio, e non sono io, non ho in mano la tua vita, non ho il diritto di farti del male. Però sappi che se io ti tratto bene e tu non cogli questa opportunità per cambiare vita, stai accumulando sul tuo capo ulteriori responsabilità. Salve, io vorrei chiederle: quando ha saputo dell'uccisione di suo padre, qual è la prima cosa che ha pensato, come si è sentito in quel momento e comunque qual è il migliore ricordo che ancora conserva di lui? Beh, i migliori ricordi ovviamente non sono del giorno che è morto mio padre, ma di quando era vivo e delle tantissime cose belle che ho fatto con lui, di giri in montagna, chiacchierate a casa. Quando mi ha portato a scuola il primo giorno di scuola, insomma, io ho dei ricordi belli che sono abbastanza indipendenti dal giorno della sua morte. Nella sua morte io ero già grandicello, avevo 24 anni, stavo in America, cioè credevo di essere grande. Adesso quando guardo le foto dico: ah, ma guarda, ero un pupo, ma adesso sono un vecchione, un vecchio, come si dice in quel di Trento. Però insomma, ero già comunque adulto e quindi sapevo che mio padre nell'aver accettato quella responsabilità in quegli anni lì, in cui c'era insomma un attentato ogni 2 o 3 giorni, e insomma qualche rischio lo correva, quindi non è che fossi molto felice di sapere questa cosa, ma neanche completamente sorpreso. Insomma, alcuni dei migliori amici di mio padre e di altri che rivestivano responsabilità nell'ambito della magistratura, della politica, dell'impresa, del giornalismo, sono morti prima e dopo di lui. Insomma, chi in quegli anni lì, invece di andare sotto al letto, si impegnava, accettava qualche responsabilità pubblica, insomma, lo faceva solo rischio e pericolo. Quindi, diciamo, quel giorno lì a me mi è dispiaciuto tanto, però non ho detto: aspita, che strano, ho detto: e beh, come sai, se uno avesse un parente che è ufficiale durante la prima guerra mondiale, certo non è che spera che muoia sul fronte, però insomma, a chi sta sul fronte può capitare, oppure se uno fa il poliziotto in certe zone delle grandi metropoli o in aree ad alta densità mafiosa, insomma, è un servizio di cui tutti hanno bisogno, però è un servizio che è rischioso. Quindi
diciamo, a me mi è dispiaciuto tantissimo, poi ricordo quel giorno ce n'ho a decine, sicuramente io mi ricordo che uno che sosteneva di essere ateo, che era Vittorio Gassman, a una domanda su che cos'è un miracolo, lui disse, ma io non lo so, però penso che sia una cosa che uno non si sarebbe mai immaginato che potesse accadere, perché era una cosa con una probabilità molto molto bassa e che in un certo momento ti ha dato un sostegno che non ti aspettavi. Ecco, per esempio, io di quel giorno lì, io sono tornato in aereo da New York a Roma e nel posto vicino al mio, nell'aereo, c'era un mio professore di fisica, e questo è un evento che non è miracoloso, perché quello naturalmente tornava da una conferenza, però per me il fatto di avere vicino uno in un viaggio lungo di molte ore, in quelle condizioni, che tornavo da lontano, da solo, non l'ho vissuto come un piccolo miracolo. Questo per esempio è un ricordo che, se devo dire una cosa bella di quel giorno brutto, mi ricordo questo. Si chiamava Nicola Gabibbo, e adesso è morto da vari anni, è stato il mio professore di fisica teorica, è stato anche nella Pontificia Accademia delle Scienze, era un grande fisico teorico. E, insomma, io però quando me lo sono ritrovato vicino, avevo fatto l'esame 3 anni prima, e mi è sembrato un piccolo miracolo. Salve, io vorrei chiederle se secondo lei il mondo, quindi noi, se abbiamo fatto e stiamo facendo dei passi avanti in merito al tema della giustizia, se lei ha, diciamo, prospettive ottimiste in merito al futuro e soprattutto cosa ha imparato dall'esempio di suo padre Vittorio. Ma sempre per citare un papa che era molto caro a mio papà e che poi lo mise a fare il vicepresidente dell'Azione Cattolica, era Giovanni XXIII. Giovanni XXIII, sempre in quel discorso lì di apertura del concilio, disse: siamo solo all'aurora della storia del mondo. E il suo segretario, che si chiamava Loris Francesco Capovilla, che è morto da poco, a più di 100 anni, un vescovo che a lungo non è diventato cardinale, è stato fatto cardinale da Papa Francesco quando c'aveva, non so, 98 anni o qualcosa del genere. Comunque lui aveva fatto un giornaletto che si chiamava TAE, era una sigla delle parole latine di quel discorso di Giovanni XXIII, che vuol dire tantum aurora est, è soltanto l'alba. Quindi quando lei dice come siamo dal punto di vista della giustizia, io credo che ci siano stati in Italia e in Europa e che ci siano anche nel mondo dei progressi da un anno all'altro e che le cose vadano sempre un pochino meglio, molto piano però, quindi direi siamo solo all'alba. Più di metà dei 7 miliardi o quanti siamo di uomini sono cittadini di paesi in cui c'è ancora la pena di morte. Una cosa su cui uno che tutt'altro era che cristiano, ma era un grandissimo illuminista, Cesare Beccaria, da noi nel 700, non so quando era, molti, molto tempo fa, aveva già spiegato perché è una cosa che non solo è sbagliata, ma non serve a niente, no? Eppure paesi anche che noi riteniamo per altre ragioni modelli di democrazia come gli Stati Uniti, per non parlare di altri che manco hanno la democrazia come la Cina, eccetera, insomma, grandi paesi, e quindi uno dice, ma allora non c'è speranza? No, perché prima eravamo tutti con la clava e adesso siamo solo metà, e anche in Italia il carcere, non è vero che sempre la pena è... funziona con il senso dell'umanità, e poi, quindi siamo molto indietro, siamo solo all'alba, però l'alba è già dopo la notte, quindi questa, diciamo, nostra azione per migliorare il mondo e per sperare che domani in un altro pezzetto del mondo, oppure in Italia un po' meglio nel carcere, oppure, cioè, che questo progresso continuo c'è, io direi sì, è un progresso faticoso e che è la somma diretta di tutti i nostri piccoli sforzi, quindi per questo è un po' lento, perché noi siamo piccoli e molti di noi non si sforzano, però dall'insieme di tutti quelli che provano a fare qualcosa, ogni tanto esce anche un grande passo avanti. E non so se voi sapete che c'è un giorno in cui mi pare si accendono le luci, non ricordo che giorno è dell'anno, ma quello in cui per
e una nostra gloria nazionale, nel Granducato di Toscana, mi sembra fu abolita la pena di morte, uno dei primi paesi di tutto il mondo, non saprei dire in che anno, però questo è un giorno che dice che si può cominciare a andare verso un mondo meno crudele e anche, posso assicurare, più sicuro, per poi alla fine una giustizia migliore vuol dire più sicurezza per tutti. L'idea che se uno va a piede libero dopo aver ammazzato un altro è un grosso pericolo, è semplicemente contraria ai numeri. I numeri dicono che se si riesce a fare un sistema di pene e di rieducazione ben fatto, tutti rischiano meno. Se si va giù duri con pene di morte e botte da orbi, siamo tutti meno sicuri. Salve. Io volevo chiedere perché le Brigate Rosse hanno deciso di uccidere proprio suo padre. Bella domanda, sì. In questo senso rimando alla trasmissione di mezz'ora della Benedetta di oggi. Insomma, forse 40 anni dopo si vede un po' meglio che lì per lì. Lì per lì... si vede anche se uno fa il confronto delle trasmissioni televisive, quando è morto mio padre, la RAI, eccetera, facevano cose molto patriottiche in cui c'erano i buoni da una parte, che erano quelli che lavoravano per le istituzioni, e i cattivi, che erano le Brigate Rosse, viva l'Italia, via la Repubblica, via la Resistenza, tutto vero, ecco. Visto 40 anni dopo da una persona che, come Benedetta, di sicuro ha gli stessi valori, gli stessi principi di amore per il paese, per la democrazia, per la Costituzione, eccetera, eccetera, però uno riesce a vedere che c'era sì un grosso, come dire, movente ideologico che faceva sì che dei ragazzi pensassero di fare la rivoluzione per far star meglio tutti i poveretti e con le lacrime agli occhi ritenessero inevitabile ammazzare gente come mio padre o Moro, e qui rientra il, come dire, quello che Gesù dice sulla croce, cioè padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, o che detto in modo più spiritoso a mio padre era del peccato, ci si può pentire, della cretineria, e purtroppo non c'è rimedio, no? Perché se uno pensa che per fare il bene deve ammazzare i pochi che si stanno adoperando per il bene nel proprio paese, vuol dire che ha sbagliato analisi, quindi non sa quello che fa. Quindi i brigatisti erano persone normali, come me, come voi, una ragazza che studiava con me a fisica, io ho scoperto solo molti anni dopo che aveva ammazzato tipo 9 persone, però così, in clandestinità, poi veniva in biblioteca a studiare, non so se si sia mai laureata, perché... però per dire, quella lì potevo essere anche io. Cioè esisteva una parte di ragazzi che era stata stregata da un'ideologia e pensava che ammazzando un certo numero di politici, giornalisti, imprenditori e quant'altro, sindacalisti, eccetera, ci sarebbe stata la rivoluzione nella quale il proletariato, non si sapeva bene che cos'era, avrebbe preso il potere e avrebbe portato la giustizia su questa terra. Quindi questa cosa c'era davvero ed è stata lo strumento materiale di eliminazione di parecchie persone innocenti. Poi però c'erano anche degli equilibri internazionali, c'erano anche all'interno dell'Italia vari tipi di poteri palesi e occulti che si confrontavano in una nazione che in fondo aveva questa Costituzione democratica soltanto da 30 o 25, quanti erano, 35 anni, quindi una democrazia giovane in un mondo diviso fra blocchi, e poi se Brigate Rosse siano state nello scegliere mio padre Moro piuttosto che qualcun altro, pilotate anche da interessi che con le loro ideologie ci avevano poco a che vedere, questo non è facile da vedere nemmeno 40 anni dopo, però come diceva, suggeriva appunto Benedetta nella trasmissione che ho sentito oggi, il fatto che il vicepresidente del Consiglio Superiore, che è subentrato a mio padre per effetto della sua morte improvvisa,
poi dopo un anno si sia scoperto che faceva parte delle liste della loggia massonica P2, e cioè, che la quale già controllava un certo numero di gangli vitali dello Stato, alcune delle direzioni dei servizi segreti, dell'esercito, eccetera, e, insomma, suggerisce che potrebbero esserci stati, come dire, delle battaglie sotterranee fra poteri non tutti riconducibili a nobili ideologie o ignobili ideologie, non so come la vedete voi, ma ci vuole tempo, ci vuole studio, ci vuole storia. Io credo che oggi si possa vedere con certezza che il fenomeno delle Brigate Rosse, il fenomeno delle bombe sui treni e un certo numero di altre cose che hanno insanguinato l'Italia di quegli anni hanno avuto alcuni risultati sia nella politica interna italiana sia nella sua collocazione internazionale, che forse a distanza di molti decenni cominciano ad apparire come una serie di ragioni anche non intrinseche ai ragazzi violenti del tempo, che hanno però usato questi, diciamo, movimenti politici anche per condurre una battaglia sotterranea. Io penso però, e con questo finisco la risposta, scusate, l'ho fatta un po' lunga, che questo non vuol dire che mio padre o altri che si sono sacrificati sono fessi, perché la vera battaglia era tra magari gli americani, i russi, i massoni, il batte la pesca, e loro come tanti scemi hanno servito il paese, vuoi facendo i magistrati, vuoi facendo gli insegnanti, vuoi facendo i giornalisti, eccetera. No, alla fine, 2 anni dopo la morte di mio padre, questa loggia P2 è stata scoperta ed è stata messa in condizione di non nuocere. E poi, vabbè, ne nascerà un'altra, forse oggi ci sarà la loggia P4 o 5. Però la democrazia ha in sé le armi per combattere legalmente il male, quindi questo fatto, il fatto che si scopra il male, a volte a noi ci sconvolge. Quando ci fu negli fine anni 80, primi anni 90, ci fu una raffica di processi per corruzione dei partiti e tutti dicevano che disastro. Beh sì, era un disastro, emergeva il male, ma il male emerge quando ci sono degli strumenti per combatterlo. Nelle dittature va sempre tutto bene. Vuoi nella Russia prima di Putin, e purtroppo adesso pure in quella di Putin, ma insomma non, sui giornali non si può scrivere quello che succede, i tribunali fanno quello che dicono i governi, non sono indipendenti, quindi il cittadino più scemo dice ah beh va tutto bene, perché non scrivono non si parla di omicidi, non si parla di corruzione, quindi è tutto bene. La realtà è che il male c'è, il peccato originale, ancora nessuna legge è riuscita a abolirla, quindi il meglio che può capitare è una società aperta nella quale normalmente con mezzi non violenti, in certi casi anche a costo della vita, si combatte alla luce del sole la battaglia fra il bene e il male, fra la giustizia e la delinquenza, fra la prepotenza e il diritto a dire la propria opinione. Quindi io direi sì, era una democrazia giovane, ci sono state molte vittime, poteva andare meglio, però credo che abbiano contribuito a consolidare la nostra democrazia, e credo che se oggi abbiamo altri guai è molto più difficile di allora fare un gruppetto che proponga di ammazzare gli altri come soluzione del bene comune. Quindi penso che abbiamo anche in questo senso fatto dei progressi, che allora questi gruppi siano stati strumento probabilmente di manovre più grandi di loro, ma oggi questa cosa qui nelle scuole, nelle università, nei luoghi di lavoro non attacca, e quindi non c'è più qualcuno che pensa che si possa fare del bene sterminando il prossimo. Mi sembra che siamo un pezzo avanti rispetto a allora. Grazie. Ecco, vorrei fare una domanda. In un paese dilaniato dalla violenza e in cui vige l'ignoranza e la paura, per lei che cos'è la libertà? Certo, se un paese fosse dilaniato dalla violenza e non vivesse
nella paura e esercitare la propria vita di uomini liberi sarebbe molto difficile. Però diciamo che quegli anni lì dimostrano proprio che se c'è una Costituzione e se c'è una serie di strumenti che sono stati pensati in anni fondativi per un paese, per garantire appunto la libertà, l'ordine e la convivenza, diciamo che ci possono essere sacrifici, come è stato quello di mio padre e tanti altri, però la libertà e la pace alla fine prevalgono. Cioè, io credo che in paesi nei quali, come purtroppo vediamo, poi tra l'altro, con rispetto per tutti quelli che si occupano di informazione, noi vediamo scoppiare delle guerre in certe parti dell'Africa o dell'Asia, e dopodiché non sappiamo più come sono andate a finire, sappiamo che sono scoppiate, poi sui giornali non ne parlano più, non si sa che è successo. Però ci sono intere parti dell'Africa, per modo di dire, dove ci sono delle guerre permanenti, dove il Covid non si sa se c'è perché non c'è la sanità, perché, cioè, voglio dire, ci sono situazioni nelle quali davvero cosa voglia dire la libertà non si sa, perché, come disse una volta Pertini, che era il Presidente della Repubblica, quando mio papà era vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, che era un grande Presidente della Repubblica italiana, un socialista che era stato partigiano, che era stato in carcere molti anni, era evaso 3-4 volte dal carcere sotto il fascismo, sono un personaggio veramente degno di essere ricordato. Ma lui disse: ma quando uno non c'ha né da mangiare né da curarsi né può dire quello che pensa, come si fa a parlare di libertà? Quindi, diciamo, esiste un limite in cui parlare di libertà sembra quasi un'astrazione filosofica, anche se penso che anche nei, forse proprio nei paesi più, diciamo, sfortunati sono nati alcuni, o nelle condizioni sociali più sfortunate sono nati alcuni grandi leader che hanno poi testimoniato che si può far crescere dei segni di libertà. Gandhi in India, Martin Luther King, i neri di America, insomma, ci sono stati dei grandi leader che sono nati in un mondo o in un tempo di grandi ingiustizie e però sono riusciti a far lievitare il lievito della libertà nella società in cui vivevano. Quindi io direi, anche nelle situazioni peggiori, la libertà dell'uomo può avere la meglio, e può avere, insomma, qualche fiaccola può accendere anche poi un grande fuoco che porta a un nuovo tempo di libertà. In Italia direi che per fortuna questa cosa è avvenuta prevalentemente nel passaggio dal fascismo alla Repubblica Italiana, tra il, insomma, dal 45 al 48. Siamo dati un ordinamento, siamo un paese ancora certo molto giovane e fragile, però da allora io direi che con la Costituzione che abbiamo e con il progresso che pian piano questa Costituzione ha consentito, a me sembra che parlare di libertà da noi sia una cosa abbastanza ragionevole. Penso che la ragione che tanti oggi cerchino di entrare nei nostri confini da altri paesi è perché credo che da noi non solo ci sia più benessere materiale, ma ci sia anche più libertà, più possibilità di professare la propria opinione politica, la propria fede religiosa, il proprio orientamento sessuale, senza che questo possa provocarci delle conseguenze violente. Buonasera, sono Maria. Allora, innanzitutto ci terrei a dirle che vicino a casa mia c'è una scuola dedicata a suo padre. Grazie. Niente. E inoltre volevo dirle che io sono stata colpita da una delle parole che erano importanti per suo padre: comprendere il mondo. Però non tanto comprendere come capire, ma anche comprendere come abbracciare. Ecco, la domanda sarebbe duplice. La prima cosa, cosa ha significato per lei non poter più abbracciare suo padre? E la seconda, allora, suo padre si è posto in modo tale da amare il mondo, l'Italia,
la giustizia, l'ordinamento del nostro Stato ed è arrivato anche a capire il mondo. Non crede che comprendendo il mondo sia arrivato anche a capire in parte l'umanità e ad abbracciare le sue meravigliose possibilità, ma insieme ad esse accettarne la fragilità delle scelte? Ma io credo, come dicevo sul perdono all'inizio, che tutto quello che noi riusciamo a fare in termini, prima non dicevo per il perdono, ma vale per la comprensione e per l'amore, è prevalentemente, io credo, una risposta a quello che abbiamo ricevuto. Mio papà era l'ultimo di un sacco di figli, era nato, adesso non so, con rispetto per mia nonna non gliel'ho mai chiesto, ma insomma parecchio distante dall'ultimo dei figli, quindi non so quanto fosse programmato e quanto fosse una sorpresa. È nato quando mia nonna c'era 44 anni, che allora era una rarità, adesso è quasi normale avere non l'ultimo ma il primo figlio magari a 44 anni, però allora insomma era tipo il nono figlio, di questi 9, 2, 3 sono morti da piccoli, insomma altri tempi. Però lui è stato un po' malato da piccolo, è stato molto amato, è stato molto coccolato dalla mamma e dai tanti fratelli che erano tutti quasi, non dico come genitori alcuni, ma insomma il fratello più grande c'era 15 anni più di lui. E quindi lui ha ricevuto molto amore e molta, anche direi da tutti questi fratelli sapientoni più grandi di lui, anche molta istruzione di quelle che non arrivano prima della scuola. Perché quando uno ha tutti i fratelli, che uno si sta laureando, uno si sta facendo prete, uno si sta sposando, eccetera. Insomma, quindi era un po' un enfant prodigio. Lui si è laureato, si è preso la licenza liceale a 17 anni, si è laureato a 21 anni, insomma, ha avuto molto e credo che questo molto che ha avuto è quello che anche l'ha aiutato a dare e a comprendere. Quindi io direi, certamente lui è riuscito a studiare, amare e diciamo capire con simpatia il mondo, penso perché lui stesso, che era suo piccolino biondino, con tutti i fratelli, genitori, zii che lo adoravano, è stato anche molto amato. Ecco, credo che, e infatti per questa stessa ragione credo che non dovremmo mai giudicare quelli che invece non riescono ad amare gli altri, che covano in sé rancori, dispiaceri, odio, eccetera, perché io credo che chi ha avuto molto abbia la responsabilità di dare anche a chi non ha avuto altrettanto, e molto spesso chi non riesce a capire il mondo in cui vive, oppure lo capisce ma non lo ama, è perché non ha ricevuto abbastanza amore. Quindi chi ha avuto la fortuna di avere anche un solo insegnante, anche un solo genitore, anche un solo fratello, anche un solo amico che gli ha aperto un po' il mondo, dovrebbe sentire la responsabilità, come diceva Paolo Giuntella, di restituire i privilegi che ha ricevuto. Buonasera, sono Leonie. E subito all'inizio lei aveva parlato del fatto di non doversi spaventare e quindi volevo chiederle se dopo la morte di suo padre come si era sentito al riguardo della sua sicurezza. Ma dunque io devo dire la verità, quando è morto mio padre ero in America, sono tornato per il suo funerale, sono stato casa con mamma e mia sorella 2 o 3 settimane, ero anche in dubbio se rimanere in Italia e accettare delle offerte di lavoro che pure avevo avuto dopo la laurea, una dall'IBM, insomma a quell'epoca i fisici, ma anche adesso non per fare pubblicità al corso di laurea in fisica dove insegno, ma insomma in genere non è detto che fanno ricerca, ma insomma un lavoro lo trovano quasi subito. Quindi io ho detto, ma devo tornare in America a fare ricerca o resto qui? E lì la mia mamma, che adesso ha 97 anni e purtroppo da qualche tempo non ricorda più quasi niente, ma fino a poco fa era in piena forma, e lei mi ha detto, no ma sei matto, torni in America, già ci abbiamo avuto un guaio con la morte di papà, adesso non facciamo che ne creiamo un altro per la tua
per la tua vita, quindi non dico che mi ha cacciato via pedata nel sedere, ma insomma dopo 3 settimane mi ha rimandato in America. E in America sì, rischiavo, nel senso che in America, come dicevo prima, il rischio di essere ammazzati era anche allora più alto che in Italia, perché tutti girano con la pistola, ma insomma, o non tutti, ma insomma molti più che da noi. Però insomma sono stato a lungo poi fuori, sono stato ancora un anno e mezzo in America, poi sono stato un breve periodo a Pisa, poi sono stato 2 anni in Germania, quindi sul problema della mia sicurezza personale non lo sentivo molto. Casomai l'ho sentito, ci ho pensato prima che mio padre morisse, cioè negli anni dal 76, quando lui è stato eletto al Consiglio Superiore, fino a quando sono partito, che in mezzo c'è stato anche il 77, che è stato un periodo di contestazione abbastanza violente, universitarie e studentesche. Poi c'è stato il rapimento di Moro, l'uccisione di Moro, nello stesso periodo molti altri attentati. Io prima che mi avvisse mio padre, insomma, quando tornavo la sera a casa mi guardavo alle spalle e quando chiudevo la porta dietro le mie spalle dicevo, beh, mo per stasera sono tornato a casa tutto intero. Quindi in quella fine anni 70 un po' di fifa ce l'avevo. Dopo no, anche perché ormai quello che succedeva era successo, diciamo, peggio di così, mi sembrava, cioè, che gliene poteva importare gli altri di me. Non è che io avessi un ruolo pubblico. Quindi, diciamo, ormai era successo quello che doveva succedere. Quindi direi che se devo parlare di paura, semmai prima, nell'epoca in cui forse un po' tutti avevano paura. Da parte io mi ricordo mio papà che una bellissima cosa che mi disse davanti alla televisione durante uno dei primi processi del BR, in cui non si riusciva a formare una giuria popolare perché tutti si facevano fare il certificato medico quando venivano sorteggiati, perché le bieghe avevano detto che chi accettava di essere nella giuria del loro processo sarebbe stato ucciso, eccetera. E finalmente uno ha accettato e un giornalista gli ha chiesto, dice, ma lei non ha paura? E mio padre, diciamo, guarda, i giornalisti che prendono di faccia uno così e glielo chiedono. Ma il poveretto rispose una cosa che mio padre piacque molto. La paura ce l'ho, ma me la tengo. Cioè non disse viva l'Italia, viva la Repubblica, voglio morire per la patria, non fece finta di essere un eroe, disse c'ho paura, però mi tocca fare questa cosa, la farò. Ecco, penso che questo era un sentimento ragionevole e comune anche a parecchi in quell'epoca, e penso anche oggi, se una cosa si deve fare, si fa, insomma, c'era in un libro di Luther King, c'era scritto che dentro alla porta di alcune case dei battisti neri della sua città c'era un proverbio che diceva: la paura bussò alla porta, la fede andò ad aprire, non c'era nessuno. Grazie. Buonasera. Io avevo una domanda sulla politica. Come ha fatto la politica? È buona per farlo. Cosa? Dico che oggi è la giornata giusta perché è uscito il nuovo governo, mi pare, quindi... Esatto. Come ha fatto la politica di allora a sconfiggere la violenza delle Brigate Rosse? Ma, sa, diciamo... Le Brigate Rosse c'erano un piano che non ha funzionato e non ha funzionato prevalentemente per merito dei partiti politici di opposizione e di governo di allora. Cioè le Brigate Rosse erano un piccolissimo gruppo che riteneva che il secondo partito italiano di allora, che era il Partito Comunista Italiano, che era stato all'opposizione dal 47, ma aveva contribuito alla Costituzione e aveva governato l'Italia nei primi 2 o 3 anni cruciali dopo la guerra, però dopo il 47 era stato all'opposizione fino a quando io ero all'università, quindi per una buona trentina d'anni, 47-77, Partito Comunista Italiano sempre l'opposizione.
Però era un'opposizione parlamentare, quindi un'opposizione che non prevedeva una rivoluzione armata, prevedeva una presenza nelle varie assemblee regionali, comunali, nazionali di tipo democratico e spesso riusciva a inserirsi in alcune decisioni importanti. Per esempio, mentre alcune cose buone che hanno fatto i governi di centrosinistra, che allora erano democristiani socialisti e altri piccoli partiti, ma senza i comunisti sono opposti a alcune cose sbagliando, tipo la riforma della scuola media o altre cose del genere, però altre invece, come lo statuto dei lavoratori o la riforma, insomma, vari tipi di riforme degli anni 60 e 70 hanno contribuito con il voto a farle, quindi sono riusciti a giocare la loro opposizione parlamentare, qualche volta indovinando, qualche volta sbagliando, ma qualche volta contribuendo anche alla, diciamo, produzione di leggi, pur essendo l'opposizione. L'idea del Brigate Rosse è che questo fosse un grave cedimento, che i veri comunisti dovevano puntare alla rivoluzione e quindi non a un'alternativa di governo, ma a un'alternativa di sistema in cui la democrazia, che loro chiamavano borghese, quindi fatta di partiti, di rappresentanza ottenuta con il voto pacificamente, cioè doveva dare luogo invece a sparire, essere sostituita da una situazione di partito unico, come era stato con Stalin, Lenin, poi Stalin, eccetera, in Russia, o Mao Zedong, che adesso si dice Zedong perché hanno cambiato la traslitterazione, in Cina, eccetera. Quindi pensavano che se ammazzavano un po' di gente, il mondo che nel loro immaginario erano i proletari, quindi gli operai, i contadini, eccetera, avrebbero abbandonato il Partito Comunista, i sindacati, e avrebbero seguito loro sarebbero diventati l'avanguardia del proletariato. Queste cose adesso contate da me così sembrano balle, ma quando io ero al liceo come voi, era il Vangelo, cioè veniva venduta la lotta continua fuori dalla porta della mia scuola, in cui c'era scritto: distruggiamo, lotta continua contro lo Stato, tutto il potere al proletariato, eccetera, eccetera. E non so, la ragazza di classe mia che era di lotta continua, il giorno che fu ammazzato il commissario Calabresi, che era un commissario di polizia milanese, entrò in classe dicendo: giustizia è fatta. Così. Ora, era una su 30, quindi non è che erano la maggioranza, era una minoranza, però c'era una minoranza convinta che bisognava far piazza pulita di tutte le istituzioni dello Stato e ripartire da zero con una situazione tipo il comunismo in Unione Sovietica, la sua origine, eccetera. Però loro pensavano che a forza di ammazzare gente e fare attentati, pur essendo una minuscola formazione dal punto di vista dei numeri, qualche migliaio in tutta Italia, avrebbero i comunisti e i sindacati avrebbero capito che loro erano i veri rivoluzionari e così loro ne avrebbero preso il comando e l'avrebbero vittoriosamente guidati a fare la rivoluzione in Italia. E questa cosa non è successa certamente per merito dei democristiani e dei socialisti, che hanno continuato a professare e praticare almeno, diciamo, per lo più un governo democratico dell'ordine pubblico, ma anche perché i comunisti si sono rifiutati di abboccare a questa prospettiva. Alla fine, se le Brigate Rosse sono sconfitte, è perché i comunisti hanno deciso di partecipare a governi di unità nazionale, pur essendo stati prima per tanti anni all'opposizione, hanno detto: no, in questo momento è a rischio la Costituzione, la stessa natura dello Stato democratico, quindi noi adesso, quei democristiani e quei socialisti che abbiamo combattuto come nemici per 30 anni, gli diamo una mano a tenere su questo paese finché le cose non cambieranno di nuovo. Insomma, poi i comunisti forse pensavano una cosa e i democristiani un'altra, però in quel momento il fatto che i comunisti e i democristiani si siano alleati temporaneamente per far fronte all'emergenza del terrorismo e i comunisti non abbiano abboccato alla tentazione di dire: sì, adesso andiamo appresso a questi violenti e facciamo la rivoluzione pure noi, è stato un dato
cruciale, cioè la politica ha trovato in un partito che pure nella sua ragione sociale c'era la pancia e il martello, c'era la rivoluzione, però ha trovato invece gente che ha difeso con le unghie e con i denti la Costituzione repubblicana, e quindi questo è stato ciò che credo la politica abbia fatto di buono in quegli anni. Poi si potrebbero dire mille altre cose, ma sono le 10:08 e io non sono uno storico, quindi i democristiani socialisti c'erano quelli che ci credevano e quelli che mettevano qualche bombetta sui treni, i comunisti c'erano quelli che ci credevano e quelli che invece erano rimasti affezionati a Pietro Secchia, avevano seppellito le armi senza ridarle quando Togliatti aveva chiesto ai partigiani di ridare le armi. E insomma, sia nel mondo comunista sia nel mondo, diciamo, democristiano e socialista c'erano delle correnti sotterranee che non hanno giocato, come dire, lealmente. Però io direi che complessivamente comunisti, socialisti e democristiani hanno poi in quegli anni lì salvato la democrazia italiana, con tutti i limiti e i difetti di tutti questi gruppi. Grazie mille. Allora, questa è l'ultima domanda. Volevo chiederle se secondo lei è possibile la cessazione del male e cosa potremmo fare noi per affrontare il male del nostro tempo, anche in una prospettiva globalizzata. Bella domanda. Qui diciamo che se fossi il Padre Eterno avrei delle risposte più chiare e univoche, ma così da ometto qualunque posso dire che anche Gesù, che pure per i cristiani è quello che ci libera dal male, no? L'ultima invocazione del Padre Nostro, liberaci dal male, eppure Gesù ci è passato dentro, non è che è riuscito con una bacchetta magica a eliminarlo. Cioè, noi ricordiamo i miracoli, ricordiamo che ha guarito la suocera di Pietro, però poi a un certo punto la suocera di Pietro è morta pure lei, perché non l'abbiamo più incontrata recentemente. E lo stesso Lazzaro è risorto, ma poi deve essere rimorto. Quindi Gesù non è che ci libera dal male nel senso che con una bacchetta magica lo fa sparire. Gesù ci passa dentro la morte e ci dice dai, ci si può passare dentro e lo si può vincere. E con un atto di fede uno può sperare che nella propria vita piccola, personale, fino alla scala mondiale è possibile fare sì che il bene, magari di un pizzico, ma alla fine prevalga rispetto al male, che anche il male possa essere solo una porta attraverso cui si passa per arrivare a un bene maggiore. Però ovviamente c'è un momento in cui questo richiede un salto della fede, perché quando uno muore, muore, poi va sottoterra, ha voglia di dire che risorgeremo. Insomma, l'apparenza prima è che prima o poi la malattia, insomma, direbbe il fisico che in me, il secondo principio della termodinamica, insomma, a un certo punto l'entropia aumenta e tutto decade. Io mi ricordo che, adesso mi perdoneranno i miei ospiti e soprattutto i professori, che adesso dico una cosa con parolacce, ma che dicevo per scherzo quando spiegavo il secondo principio di termodinamica al mio corso. Il secondo principio dice che ogni ciclo di qualunque macchina termica si perde in modo irreparabile un po' di energia, e questo, diciamo, ha delle conseguenze anche cosmiche sull'entropia, eccetera. E quindi io un giorno, che non sapevo come fare ridere i miei studenti, ho detto: ad ogni ciclo qualcosa si è perso, aumenta l'entropia dell'universo, le foglie verdi diventano gialle e fra poco mi cascano le palle. Scusate, allora. Che vuol dire? Vuol dire che insomma siamo tutti, la natura, noi stessi, siamo soggetti a cicli di vita e di morte, però il singolo a un certo punto muore, quindi non vorrei farla troppo facile. Però io credo che un pochino alla volta nel mondo le cose vanno meglio, i diritti, la parità di genere, la
i lavoratori, insomma, ci sono dei movimenti nel mondo che piano piano suggeriscono che le cose vanno meglio, però questo è effetto della volontà di molti messa insieme. Quando lei dice la globalizzazione ha ragione, in questo momento io ho l'impressione che alcuni aspetti positivi della libertà di movimento delle persone, delle merci e dei capitali, non essendo state, io dico, sono ottimista, ancora accompagnate da una uguale globalizzazione dei diritti dei più deboli, possono rappresentare un momento di arretramento di certe cose che a noi piacciono, come non so, la giustizia sociale, l'uguaglianza, la salute. Però io credo che se ne uscirà, cioè voglio dire, lo stesso virus che si propaga così velocemente, perché si propaga così velocemente? Perché adesso tutti vanno dove gli pare, è un male, no, non è un male, è un bene. Prima, se uno nasceva in Polonia o in Germania Est, a me non mi vedeva mai, perché stava dall'altra parte di un muro, e questo non è più vero, però il muro faceva sì pure che se da loro si ammalavano, da me non arrivava niente, quindi diciamo... però adesso bisogna organizzarsi in un mondo in cui i virus viaggiano, quindi se non abbiamo un mondo che anche ha una sanità pubblica di qualità globalizzata, in un primo momento una fregatura, idem dicasi per i capitali. Se io a pagare qui uno mi costa di più che pagarne uno in Romania, e alla fine finisce che io chiudo le industrie in Italia e le apro in Romania, e magari per i rumeni sarà una fortuna, ma qua è un disastro per un sacco di famiglie. Quindi diciamo, se non, però oppure peggio, non parliamo poi dei bambini che lavorano in certi paesi dell'Asia. Quindi la globalizzazione è una cosa bella perché ha portato libertà di movimento e benessere in alcune aree del mondo, anche povere prima, l'India, il Brasile, insomma prima stava ancora peggio, però siamo in una fase in cui in realtà, se non si prende in mano con un organismo politico mondiale alcune, diciamo, cose che sono acquisite da noi, certi diritti personali, sociali, dei lavoratori, e non si impone che siano comuni a tutti, si rischia di creare squilibri. Quindi il bene, secondo me, piano piano va avanti, ma non automaticamente, richiede atti di volontà di ciascuno in qualche piccolo momento, anche soltanto in classe sua, in casa sua, perché a ritornare indietro è sempre possibile. Quindi ci sono delle ideologie che dicono che tutto va bene per forza. Io direi, da cristiano, tutto può andare meglio con l'apporto della volontà di ciascuno. Però finora, io dico, il mondo è per lo più andato un pochino meglio. Ci sono stati momenti però di grave arretramento, se pensiamo al nazismo, quindi dobbiamo essere anche vigilanti verso ogni ritorno indietro, perché si può anche tornare indietro. Però io direi, in media, abbiamo in noi stessi la possibilità di andare un pochino avanti ogni giorno. Grazie Giovanni di questo tempo che hai regalato ai ragazzi, ma che hai regalato a tutti coloro che, insomma, ti hanno ascoltato. Dico solo una cosa e poi lascio naturalmente la parola a Fabio. Ti ringrazio soprattutto un po' per tutte le cose che hai detto, insomma, per la serietà delle domande. Ringrazio i ragazzi per la complessità e la ricchezza delle risposte, ovviamente ringrazio Giovanni. Ecco, volevo dire a Giovanni due cose, sono due cose. La prima è che questo tema della fiducia nei confronti della possibilità di costruire il bene, insomma, cioè del fatto che il bene comunque esiste una quota di bene possibile, è anche in realtà il senso del percorso che stiamo facendo, perché insomma il senso di questo percorso è quello di trovare occasioni per far sì che in un momento nel quale sembra diffondersi più la lamentela che non la costruzione del bene, ci sia la concentrazione su ciò che si può fare per quel che è nelle mani di ciascuno di questi ragazzi che sono qui con noi questa sera, di quel che si può fare per costruire, insomma, concretamente anche il bene. Quindi questo tema della fiducia e della prospettiva in avanti come una, diciamo, una
possibilità, pur con l'attenzione che dicevi tu, della possibilità sempre delle regressioni, però mi sembra un elemento importante. E poi l'altra cosa che ti volevo dire, che mi sembra altrettanto importante, è che questo gruppo è un gruppo profondamente ecumenico. Molte di queste, in questo gruppo ci sono, ed è una cosa molto interessante, in qualche incontro, insomma, l'ecumenismo delle culture che attraversa questo gruppo è stato un momento di grande ricchezza. Molte domande di questa sera sono venute da ragazze che non appartengono di fatto a quella cultura che, nella quale, insomma, sei cresciuto tu, sono cresciuto io, eppure sono luoghi e momenti di questa esperienza che stiamo facendo insieme, è un'esperienza di condivisione e di arricchimento straordinari, nel senso che non c'è preclusione, ma c'è la possibilità di trovare insieme la costruzione, le caratteristiche, le modalità per la costruzione di questo futuro di cui tu ci hai anche detto in questa ultima risposta. Ed è veramente una ricchezza incredibile, è probabilmente uno dei grandi segni dei tempi, forse per molti aspetti è il segno che da un punto di vista generazionale separa in maniera radicale la nostra cultura, la cultura nella quale siamo cresciuti noi, dalla cultura nella quale crescono, vivono, imparano a conoscersi questi ragazzi, insomma, che condividono, insomma, le stesse passioni da punti di vista, da prospettive che sono anche